il vostro. È vostro. Stiamo lavorando comunque a prescindere dal risultato. La rete resta ed è la cosa che ci fa davvero onore. E questa esperienza non la dimenticheremo e continueremo a condividere la nostra storia, la nostra identità, a prescindere dall'esito della candidatura. È per questo. È un punto di partenza. Dei Pontecorvesi e decretavano e razziavano tutto ciò che era possibile.
Ad un operativo il corpo era in subuglio della popolazione in preda al panico. I conti corrispero che sanno anche sorridere delle proprie disgrazie, fin dal Medioevo, dopo che le invasioni dei Mori erano cessate, dietro inizio ad una folcloristica e simpatica tradizione per ricordare ed esorcizzare quel tragico periodo. In occasione del carnevale si formavano gruppi di persone, di solito uomini, vestiti alla foggia dei Saraceni, che si tingevano la faccia di nero, slegavano un cuscino sulla schiena, indossavano un lenzuolo bianco fermato con una fascia in testa e una alla vita, e armati di bastone si nascondevano in campagna tra il folto degli alberi. E ad un certo segnale irrompevano in città, correvano per le vie e i vicoli urlando e schiamazzando, imitando le scorribande dei Mori, per arrivare quindi allo scontro fisico con gli abitanti del borgo, anch'essi armati di bastoni. A quel punto giù botte da orbi sulle schiene protette dai cuscini. Ragazzi e ragazze correvano urlando e creando confusione. Dalle finestre delle case le donne collaborarono alla miscena urlando: "Dagli, ammazza i Mori, mazza Mori!" Da lì fu quindi coniato il termine mazza Mauro o mazza Mauro, l'antica e vera maschera della tradizione carnevalesca di Pontecorvo. Nella diapositiva successiva vedete alcuni personaggi di Pontecorvo negli anni 60 truccati da mazza Mauro. E poi c'è una reinterpretazione mia di come potrebbe essere la maschera del mazza Mauro attuale. Fin dal Medioevo, quindi, il nostro carnevale è stato piuttosto esuberante e il divertimento non ha mai conosciuto mezze misure. Lo scherzo di mazza Mauro era un divertimento anche violento, e se questa esuberanza è andata avanti fino agli anni 90, quando poi furono vietati i manganelli, occorre ricordare che, per esempio, nel 1856 Monsignor Leonardo Liardi, delegato apostolico della provincia di Frosinone e della città di Pontecorvo, sentì il dovere di emanare un editto, una notificazione alla città di Pontecorvo, con la quale si concedeva l'autorizzazione ai consueti carnevaleschi, divertimenti carnevaleschi, con l'obbligo di osservare una decina di articoli, tra i quali, cito un passaggio, il divieto di lanciare confetti in pasta di gesso, di soverchia rossezza, anzi ad arrecare danno di ogni sorta. Ora, per fortuna, viviamo con gli angoli, ma la voglia di divertimento a carnevale è rimasta invariata nel DNA dei pontecorvesi. Grazie, viva Pulcinella e viva Mazza Mauro!